Sono Franco Ercovito e siete sul mio programma a 360 gradi. Oggi ho il piacere di presentarvi la mostra di Botero a Palermo, Palazzo Reale, e ci dirà qualcosa il rappresentante della Fondazione Federico II, che ha collaborato in maniera molto attenta alla sistemazione e a che questa mostra avvenisse. Il dottor Gianfranco Zanna. Ecco, Gianfranco Zanna, ci dice lei qualcosa di questa mostra? Io ho avuto il piacere e l'onore di coordinare per il conto della Fondazione Federico II questo straordinario evento che ha visto ormai, possiamo dire, i dati quasi definitivi, oltre 180.000 visitatori in 6 mesi. Uno straordinario successo di pubblico, di apprezzamento della critica, ma della critica quella fatta dalle persone, visto che abbiamo riempito 9 libri delle firme con tantissimi commenti. E la stragrandissima maggioranza di questi commenti sono di grande apprezzamento per questa straordinaria opera unica da parte del maestro Botero. Botero si è per la prima volta realizzato questo soggetto legato appunto alla Via Crucis, quindi a un soggetto religioso, recuperando una tradizione proprio dell'arte italiana, delle Vie Crucis, delle Passioni di Cristo, in particolare della Crocifissione di Cristo. E lo fa in chiave ovviamente moderna, non rinunciando a quella che è il suo stile di disegnare i volumi delle persone e degli ambienti. E così ha interpretato in maniera direi laica, pur essendo lui un cattolico, non praticante, ma cattolico, come lui ci ha detto venendo a visitare la mostra qui a Palermo, i quadri hanno questa caratteristica di un travaglio, di una passione di un uomo che subisce delle violenze, delle angherie, delle umiliazioni e poi viene ucciso. Prossimo programma della Fondazione, visto che in Continuare effetti con questo livello altissimo di realizzazione di non sarà mica mostre, facile e noi ce ci la stiamo mettendo, provate. ci proviamo, e continuando questa attività di promozione del territorio, perché poi lo spirito che abbiamo seguito nelle attività fatte in giro per la Sicilia è quello di promuovere il territorio, coinvolgendo le comunità, le amministrazioni comunali, altre associazioni e fondazioni presenti in Sicilia, stringendo gli accordi, primo fra tutti quello che abbiamo fatto con la Fondazione Orestia di Luigi Bellina, che ha dato vita a una splendida mostra realizzata prima di questa di Botero, chiamata Trame Mediterranee. E in un Mediterraneo dilaniato da guerre, da scontri, con il grave dramma delle immigrazioni, aver realizzato una mostra che fa conoscere le trame, i contatti, le testimonianze che uniscono i popoli del Mediterraneo è stata una straordinaria operazione politica e culturale, che va a merito di Bene, questa fondazione. adesso le impressioni di Gianfranco Zanna su questa mostra, visto che siamo quasi alla chiusura di quanto? 5 mesi di 6 mostra? mesi, 6 mesi? 30 settembre finiscono, sono 6 mesi e 10 giorni. Quello che mi ha colpito subito di questa mostra, vedendo diciamo, prima le Lavori. immagini inviateci da Medellin e poi aprendo le casse quando arrivò l'opera qui, è stato subito i colori, colori vivi, particolari, unici, fatti dall'artista. Devo dire, questo ha avuto un suo conforto in quello che ci ha raccontato Botero quando è venuto a giugno a visitare la mostra, che una sua precisa scelta è stata quella di lavorare molto sui colori, sui contrasti, e per rendere dai colori vivi come dire, far uscire dai quadri i personaggi che venivano raffigurati, dal Cristo alla Madonna, alla gente che circonda Cristo nella sua peregrinazione durante le varie tappe della Via Crucis. Questo è stato quello che sicuramente ha colpito più di tutti e penso che colpisca Dal punto di i vista visitatori. religioso, visto che Fernando Botero si definisce agnostico più che Noi altro, all'inizio pensavamo questo. così si definisce lui, eh? No, non è Non esattamente è questo. Abbiamo esattamente, è creduto finché lui non interessante. venisse qui. Anzi, il segno per esempio che in tutti i quadri l'unico segno religioso è che
dove c'è l'angelo. Che c'è l'angelo, ed è l'unico segno religioso di tutto il quadro, ci portava a questo giudizio, letto anche da altre. Andiamo a vederlo, andiamo a vederle perché continuiamo questo discorso che forse può interessare. No, possiamo continuare a parlare al limite. Sì, noi anche da questo segno, avendo conforto da alcune interviste rilasciate, dichiarazioni rilasciate da Botero nel tempo, avevamo questa impressione. L'impressione che lui ha smentito in maniera molto netta e chiara quando è venuto qui e si è soffermato lui a descrivere i diversi quadri della, che compongono della passione, la mostra, sì, dicendo molto che lui è una persona cattolica, credente, non è praticante, perché magari non ha il tempo, sì, di farlo, però l'ha fatto con questo spirito, per cercare anche di avvicinare il pubblico, il suo vastissimo pubblico, appunto a questo tema, ripeto, che era stato abbandonato da tempo. Eccolo il quadro. Eccolo il quadro dell'angelo, sì. L'angelo che vedete è l'unico segno, diciamo, cattolico della, di dell'intera mostra, dell'intera, sì, mostra. L'intera passione di Cristo secondo Botero, diciamo. Sì. Senti, l'aspetto culturale della mostra, che impatto ha avuto con la gente comune? Possiamo regolarci sui commenti che raccogliamo, ma soprattutto con quelli scritti. Dicevo prima, abbiamo raccolto 9 libri di firme con commenti. Si ricorda un commento di un visitatore sconosciuto, qualcosa bellissimo, entusiasmante, mi ha colpito, mi ha avvicinato, non avevo mai avuto questo approccio con la religione. Poi c'è stato qualcuno che Botero divide molto per le sue scelte, ormai da artista più che navigato è affermato. E ci sono anche quelli critici che non apprezzano certe, appunto, il suo stile. Però devo dire il 99% dei giudizi invece di ampiamente positivo. Ecco, questo è, anche qui non vorrei dirlo, era il mio quadro preferito e Botero ci ha confessato che sollecitato dai giornalisti che lo hanno intervistato, e poi i giornalisti cercano queste notizie, certo, queste chicche, certo, diciamo. Portate che qual è il suo quadro preferito con insistenza, poi lui qui se c'è l'autoritratto, dice, se non vado errato, lo è per Botero, varie ragioni, come lui ha spiegato a me, e l'autoritratto c'è lui riprendendo una tradizione, ecco, del 400 del 500 di Michelangelo, di Piero della Francesca, si è riprodotto nel quadro stesso, raccontando che si era messo il vestito della festa, quindi il miglior vestito per poi riprodursi, ma lui lo apprezza questo per tutto il contesto del quadro, per i colori che ci sono, per quello che ovviamente rappresenta il bacio di Giuda, ma insomma nel suo complesso è quello che... Bene, ci sono 27 dipinti, lavori e 14, olio su cera, e 17 mi pare, 17, sì, e 17 disegni. Sì. Possiamo dare un'occhiata ai disegni? Certo. Anche qui abbiamo, prego, anche qua abbiamo capito quando lui è venuto che lui a questi disegni tiene molto. Infatti anche su sua indicazione, perché pur essendo di proprietà del museo, quando si realizzano le mostre loro sono in stretto contatto con l'artista, col maestro, per definire l'esposizione. Quindi insieme a lui hanno scelto quali dei 34 disegni bisognava esporre, visto che la sala ne poteva contenere 17, ma ne poteva contenere 17 perché per valorizzarli, per dargli il giusto valore, si è scelto di metterli all'altezza giusta e tutti in linea. Questi disegni sono propedeutici, sì, alla tela. Certo. Infatti vedo poi, il Cristo. Cambiato, vabbè, naturalmente, sono i primi studi in sostanza. È stata la scelta di metterli tutti in sequenza per dare la possibilità di farli vedere in maniera adeguata. Bene, anche per esigenze legate ai tempi di trasmissione di Radio Messina Sud, credo che al momento basti quanto abbiamo ascoltato. Ringrazio il dottor Gianfranco Zanna e ovviamente la Fondazione Federico II di Palermo per la cortesissima disponibilità e soprattutto per la perfetta organizzazione di questa splendida Via Crucis secondo Botero. Ok, come al solito,
Ci risentiamo la prossima volta, a 360 gradi, naturalmente.